Da 5-6 anni ogni giorno allestisco la mia vetrina mediatica sulla strada dove passa il mondo. È un'alternativa per non starmene tristemente solo nel mio studio, sulla strada che si chiama Abbi Pazienza, dove invece non è mai passato né passerà mai nessuno. Le mie pagine distribuite su varie piattaforme, connesse tra loro con un link, frequentate per lo più da artisti, mi impegnano su Facebook in un dialogo serrato con gente di tutto il mondo. Navigo nell'universo virtuale della fiction, dove ammetto parole e persone non hanno peso specifico, ma dove ugualmente è possibile comunicare uscendo dalla cronica solitudine che paradossalmente caratterizza la nostra epoca. La meraviglia nasce se in questo film l'attore si volta, ti guarda dritto negli occhi e fa una domanda proprio rivolgendosi a te. Una domanda come questa. Quel che segue è ordinaria cronaca di un viaggio, dove le immagini commentano meglio delle parole. L'aspetto straordinario è un altro, e consiste nell'esperienza che la normalità del quotidiano che consideriamo terraferma, sulla quale fondare le nostre certezze, può dissolversi in un attimo, come un fotogramma che passa ad un altro fotogramma, senza dissolvenza. Questa cosa sì è davvero strana e mi lascia come stordito. Non sono mai riuscito ad indagare l'istante in cui avvengono i cambiamenti di stato. In quell'attimo appare che io non esista. Resto solo testimone del fatto compiuto. Dopo 2 anni chiuso dentro casa, mi sono trasformato in un personaggio del jet set. Ma eccoci qua, Diego ed io, imbarcati in questa avventura dai contorni non ancora ben chiari. Se no, che avventura è? Mi sono lasciato alle spalle mesi di stress e soprattutto l'elettroshock dell'ultima settimana passata nel dilemma. Riesco o non riesco a partire? Ma ora mi gusto il volo, confortato dalla presenza competente di Diego che mi farà da interprete,
e che con il suo cellulare galattico tiene sotto controllo il mondo del 2014. Il mio si è fermato prima del cambio del secolo. Buon appetito. Per tutto il tragitto, 3000 e passa miglia, il paesaggio sarà questo, la virtuale immagine della banchisa polare, con le sue montagne e i suoi canyons, fatti di niente, nuvole e cielo e luce astrale, una grande sovrumana pace che non mi stanco di contemplare con gli occhi e con l'anima. Sono passate 5 ore. Siamo prossimi all'arrivo. Dalle solitudini irreali in cui abbiamo viaggiato, appaiono nel buio le prime isolate luci di abitati, che subito si addensano, disegnando arabeschi iridescenti, collane di diamanti. Sembrano braci ardenti, gocce di rugiada su fili di seta di ragnatele illuminate dal sole. Magie. Marina Hotel, stanza 301. Mister Maxi Lewis è atteso. Thank you.
primo giorno. Stiamo aspettando l'autista per andare a vedere la mostra come è organizzata e fare un giro per la città. Diego mi ha fatto notare che qui le macchine di lusso si sprecano. Ho visto ragazzine di 18 anni alla guida di Ferrari, BMW, roba da non credere. Nel frattempo esploriamo le risorse dell'hotel. Piscina sul mare con acqua riscaldata. Spiaggia privata. Sì, può andare. Ciolo turistico con le barchette, temperatura primaverile 18-20 gradi. Un centro commerciale, vista mare, atmosfera di festa. Primo acquisto, abbiamo cambiato un po' di euro in dinari haitiani per comprare una carta telefonica araba, se no non riusciamo a fare una telefonata. Eterogenei. È forte la sensazione a pelle. Non è certo l'Italia, non è l'Europa. Non è nemmeno l'Egitto che ho conosciuto. Sembra Las Vegas, ma non lo è.
È una città in cerca di identità. Guardate che macchine. Sono tutte lucide come uscite da un autosalone. Una città in vetrina. Eccoci arrivati. In questa piazza c'è il Museo d'Arte Moderna, questo che stiamo vedendo. È una costruzione antica, primi del secolo passato. E poi grattacieli sullo sfondo. Belli. Mai dritti. Questo è il mercato del pesce, suggestivo la sera e anche di giorno, museo marittimo. E insomma, qui è un concentrato di memorie. Una mattina passata facendo i turisti e in preparazione della serata che alle 7 avrà inizio con l'inaugurazione della mia mostra.